Ciao, ecco un altro video di Chiedilo al candidato, in cui noi, candidati di potere al popolo alle elezioni regionali, rispondiamo alle domande che ci avete posto ai banchetti, alle iniziative, oppure anche qua sui social. Io sono Lorenzo Piccinini, sono candidato a Bologna e sono un insegnante precario. E la domanda a cui risponderò in questo video è: secondo voi, di potere al popolo, il sistema scolastico italiano funziona? E la risposta molto semplicemente è no, non funziona come dovrebbe. E questo per tutta una serie di ragioni. Innanzitutto è sottofinanziato. Tutti gli studi dimostrano, a partire da quelli dell'OCSE, come la spesa per studente in Italia sia al di sotto della media e che questo divario rispetto agli altri paesi aumenti via via che si procede nell'istruzione individuale. E non ci sono soldi per la messa in sicurezza delle scuole, non ci sono soldi, che è uno scandalo, per gli insegnanti di sostegno, non ci sono i soldi per un serio programma di contrasto all'abbandono scolastico che negli ultimi anni ha ricominciato a salire. Secondo noi di potere al popolo, le grandi opere che servono a questo paese sono istruzione, sanità e casa, e non le devastazioni ambientali che mettono soltanto i milioni nelle tasche dei soliti noti. Poi, in secondo luogo, la scuola italiana è ancora un'istituzione profondamente classista. A livello strutturale, tutti gli studi dimostrano che il sistema scolastico italiano cristallizzi ed esasperi le condizioni sociali, la condizione sociale in cui un ragazzo o una ragazza si trova, e questo a partire dalla scelta della scuola superiore, ma anche successivamente. Poi, il sistema scolastico italiano è basato sullo sfruttamento del lavoro precario. Quasi un sesto del corpo docenti, me stesso compreso, è precario, appunto. Senza questa grandissima massa di precari, quasi 200.000 persone, il sistema non reggerebbe. Noi chiediamo l'immediata stabilizzazione e assunzione di tutti questi precari. Le riforme degli ultimi anni nella scuola non hanno fatto altro che peggiorare questa situazione, non affrontando assolutamente questi problemi, ma anzi creandone di nuovi. Sto pensando per esempio all'estensione dell'alternanza scuola-lavoro, oggi PCTO, che semplicemente si è tradotto in un regalo di migliaia di ore di forza lavoro gratuito alle imprese, che sottrae tempo che gli studenti dovrebbero dedicare alla loro educazione e che alimenta disuguaglianza fra territori di serie A e di serie B. Noi di potere al popolo che cosa vogliamo? Noi intanto vogliamo un sistema scolastico che sia pubblico e per questo chiediamo l'immediato stop ai finanziamenti alle scuole private. Un principio tra l'altro già rivendicato da un referendum a Bologna qua nel 2013 e poi ignorato dalle amministrazioni. Crediamo in una scuola che formi il pensiero critico, nonostante, e questo in netta controtendenza rispetto agli atti gravissimi negli ultimi anni in cui abbiamo visto nella scuola momenti di profonda repressione nei confronti degli studenti, ma anche degli insegnanti. Inoltre, crediamo, pretendiamo, perché siamo convinti che l'istruzione debba essere di qualità e garantita a tutti, a prescindere dal territorio o dalle condizioni sociali in cui sono nati. E questo è esattamente l'opposto di quello che vogliono portare avanti Lega e Partito Democratico, allo stesso modo che attraverso il loro progetto di autonomia differenziata richiedono il controllo regionale, la gestione regionale dell'offerta formativa e addirittura la gestione del personale, chi direttamente come la Lega, chi indirettamente attraverso l'integrazione dell'organico, ovvero il Partito Democratico. Bene, questo è quello che abbiamo da dire sul sistema scolastico e non dimenticatevi, se avete altre domande, di farcele nei commenti.